Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial sul mixing. Questa volta cercheremo di missare un brano, nel caso specifico Notte di Leonardo Anitori, che sto lavorando, e utilizzando soltanto i plugin forniti da Plugin Alliance. Nel caso specifico tutti quelli di Elijah, di SPL, Vertigo e Brainworks. Iniziamo con l'analisi di alcuni di questi. Partiamo dal pianoforte. Sentiamo infatti come sia possibile limitare. Se indossiamo delle cuffie di buona qualità lo sentiamo in maniera più definita, quanto i bassi sul segnale stereo, quindi ai lati, venga leggermente smussato. Riascoltiamo. Senza. Sentite come le armoniche sono più evidenti sul segnale stereo. Io le ho limitate in questo modo per far entrare meglio il piano all'interno del mix. L'altro pianoforte che suona insieme al piano acustico è il Rhodes, eccolo qui. In questo caso sto utilizzando un equalizzatore MAG. Sentiamo senza. Con. Ho enfatizzato leggermente le frequenze medie e ho fatto un piccolissimo taglio sulle basse. Rimettiamolo nel mix. Il basso invece sta utilizzando un simulatore di ampli di Brainworks che si chiama Bass Dude, emulazione del Fender Bassman. Sentiamo senza. Con. Molto bello come simulatore. Possiamo attraverso l'ampli scegliere anche il tipo di cassa da utilizzare. E anche in questo caso un equalizzatore MAG che limitasse il booming del basso, lasciando aperte le frequenze medio-basse e non quelle bassissime. Le chitarre acustiche subiscono un lavoro di compressione attraverso il Millennia Brainworks, molto efficace, uno dei miei preferiti. Vediamo dove all'interno del mix. Torniamo sul chorus. Eccoci qua. Sentiamo senza. Si comporta in maniera molto delicata sugli strumenti acustici, un attacco un po' più rapido per schiacciare i transienti e recuperare un po' il volume in uscita. Anche in questo caso il compressore può lavorare sia in modalità stereo, come lo sto utilizzando in questo momento, sia in modalità MS. Andiamo avanti. La chitarra acustica passa poi all'interno di un equalizzatore Ranger della SPL per far sì di togliere alcune frequenze basse, eccole qui, le vediamo in questo grafico, sentiamo com'era, e limitare anche in questo caso il booming sulle medio-basse, quindi tra i 140 e i 70, frequenze occupate dal basso in questo caso e dalla cassa. All'interno, sentiamolo con il basso, ancora, pianoforte, in questo modo abbiamo un equilibrio stabile tra tutti e quattro gli strumenti, il
Riguardo le chitarre elettriche, ho preferito utilizzare un bellissimo opticomp dell'Acme di Brainworks, sempre. Ecco, senza uno dei più bei compressori ottici sulle chitarre elettriche abbia mai provato. Risentiamo. Mantiene una brillantezza eccellente sulle medie. In modalità slow, quindi volendo mantenere i transienti più puliti possibile. Torniamo alla bass chitarre, cioè sia le elettriche sia le acustiche finiscono in un secondo bass che ho chiamato appunto chitarre, dove ho inserito un ulteriore compressore, questa volta regolato in maniera più accorta, diciamo più delicata rispetto a quello posto precedentemente sulle chitarre acustiche. Sentiamo senza, con un threshold più alto ma un ratio più basso, quindi la compressione meno evidente ma più bilanciata. Questo Millennia Brainworks è sicuramente un compressore adatto, molto adatto agli strumenti acustici. Non aggiunge grossa distorsione, come invece fa l'ottico dell'Acme. Vediamo le tastiere. In questo caso ho utilizzato un An Envelope dell'Elijah. Sentiamolo ancora. Sentiamo senza. Limita leggermente le frequenze medie. E ho fatto seguire a questo uno stereo maker sempre di Brainworks. Ecco com'era originariamente, quindi con il suono che si muoveva a destra e a sinistra in maniera molto rapida in base al filtro di inviluppo. Con questo sistema viene un po' appiattito e quindi rimane sì se stereo, ma non ascoltiamo più l'effetto di rotary che era precedentemente inserito. È molto utile anche per limitare delle tracce che abbiano già questo tipo di effetto. Andiamo ai pads. Anche in questo caso ho utilizzato un equalizzatore che aprisse le frequenze alte e limitasse un po' le basse, quindi liberando le frequenze basse, lasciandole sempre appannaggio di basso, cassa e pianoforte. Questo originale, questo processato. A questo segue un Elijah New Filter che fa un enhancing in questo caso sulle medie, anche perché non avrei potuto farlo con il precedente equalizzatore che già si occupava del taglio di altre, quindi un doppio equalizzatore. Passiamo alla batteria, che è la parte più interessante, e vediamo che il primo equalizzatore inserito è l'SPL Pass Q Stereo. In questo caso lo sto utilizzando appunto in modalità stereo, vedremo dopo come utilizzarlo in modalità MS. Vediamo come funziona. Troviamo i potenziometri delle frequenze qui in alto, il boosting o il cutting delle frequenze selezionate, le medie con il boost e il cut e le basse low frequencies con il boost e il cut. Questo ci permette di lavorare in maniera molto chirurgica su tre bande separate. Sentiamo senza. Molto rooming, bassa, molto carica, apertura un po' sulle alte, infatti su 1,5 kHz ho dato un bel boost, e un piccolo cut
eccolo qua, su 180. Dopodiché abbiamo utilizzato un transient designer per enfatizzare, sentiamo, i colpi di casse rullante. Molto più presente. Questo è uno dei transient designer molto utili in questo tipo di frangenti, quindi quando abbiamo bisogno di rinvigorire leggermente soprattutto il rullante. Sentiamo senza. Infine, nella catena ho inserito un compressore Elijah, uno dei miei preferiti, che possiedo anche in versione hardware, l'Empressor. In realtà è un compressore molto indicato per le batterie, super pulito, super clean, in grado di regolare perfettamente il livello di compressione senza uccidere i transienti. Sentiamo senza. Si apre giustamente la room, come sia normale. Proprio la caratteristica dell'Elijah sulle batterie è unica. E la sentiamo insieme al basso. Acustiche. Aggiungiamo il piano. Non perde efficacia, come sentiamo. La cassa è presente e non viene uccisa dal basso o dal pianoforte. La batteria finisce in un bus, viene chiamato rhythm, dove finisce anche i loop di stylus e i crash, che tengo su una traccia separata. Questo bus è un ulteriore compressore che fa da gluing a tutte le parti ritmiche. Sentiamo senza. Non è invasivo, ma spinge avanti tutta la ritmica in maniera equilibrata. Veramente simile all'hardware, come anche il VST3 che vediamo dopo. Infine, un bus master dove tutte le tracce finiscono, quindi un bus di mix, detto anche, dove ho inserito questa volta l'Elijah Alpha Mix. Un compressore stereo che si occupa in questo caso di schiarire, quindi di accendere un po' le alte. Sentiamo senza. Facciamo caso alle altissime. Molto sottile come differenza, ma indispensabile. Più scuro, leggermente più chiaro. Dopodiché ho aggiunto un ulteriore equalizzatore stereo, sempre Elijah, questa volta atto ad enfatizzare ancora di più le alte che ho precedentemente compresso. Sentiamo senza. E ho contenuto leggermente anche il basso, espandendolo. Sentiamo più Charleston, se ci facciamo caso. Il basso più pronunciato ma non invadente. Sentiamo senza. Meno Charleston. Il tutto finisce in un super bass master, dove faccio una sorta di mastering in questo caso. E qui ho lavorato pesantemente. Il primo a entrare in gioco è sempre il nostro Modus Equalizer, questa volta utilizzato in modalità MS, dove gli alti vengono un po' più enfatizzati ancora nel canale mono, quindi quello centrale, come anche un po' i bassi, con dei piccolissimi tagli lievi sui medio alti e sui medio bassi, mentre il segnale stereo viene ammorbidito sulle basse ulteriormente ed enfatizzato. Risentiamo. Senza. Meno dinamico. Più dinamico.
La caratteristica di questo equalizzatore è quella di poter ascoltare le bande selezionate in maniera singola, quindi con l'auto solo inserito e toccando sulle bande di equalizzazione possiamo ascoltarle separatamente. Questo a volte è utile, a volte no. Io non sono un amante dei solo mode, ma è utile in alcuni casi. Passiamo poi il master all'interno di un secondo equalizzatore SPL che abbiamo già visto. Questa volta lo stiamo utilizzando in modalità MS, come vi ho spiegato precedentemente, per cui il segnale mono viene equalizzato con la parte sinistra e il segnale stereo viene equalizzato con la parte destra. Stesso accorgimento, sentiamo senza. Sentiamo lo stereo carico di basse, le ho limitate ulteriormente. Lasciando più spazio ai bassi all'interno del mix. Più aperto, più chiuso. Questo aiuta anche a rendere il mix monocompatibile. Il tutto arriva al famosissimo VSM3, un distorsore armonico, come abbiamo visto anche in altri tutorial, che questa volta ha delle caratteristiche uniche, cioè il segnale viene suddiviso in armoniche pari e in armoniche dispari. Dopodiché abbiamo un blender a disposizione che ci permette di scegliere più le dispari o più le pari. Quindi un mix tra distorsione pari e distorsione dispari. Il distorsore armonico aiuta in questo caso sulle basse a rendere più presente la cassa, togliamolo. E il basso, mentre le armoniche diciamo dispari lavorano eccellentemente sulle alte, portando freschezza sulle frequenze alte. Infatti è suddiviso in segnale M e S, quindi non lavora in questo caso sul segnale stereo. Torniamo ancora sul nostro master e vediamo gli ultimi due plugin. Il compressore finale che fa da gluing a tutto è un Elijah Alpha Master, uno dei più bei compressori da mastering. In questo caso Plugin Alliance ha fatto un eccellente lavoro ricreando tutta la serie Elijah. Torniamo senza. Sentiamo come il pianoforte esce di più dal mix. In questo caso ho fatto in modo di lavorare in modalità stereo. Riascoltiamo dal ritornello. Possiamo limitare ancora di più l'attacco e lasciare un po' più di transienti. Come vediamo sta lavorando in maniera delicatissima. Non amo utilizzare i compressori in maniera invasiva, con un ratio abbastanza basso. Aggiungiamo un soft clipping, ma in questo caso non serve perché non arriviamo mai al clip. Il nostro mix rimane sempre al di sotto dei meno 12. Ovviamente essendo in modalità stereo i comandi sono linkati, per cui qualunque cosa noi facciamo su uno dei lati viene ripetuto, come vediamo anche a destra. Nella modalità MS la parte sinistra si occuperà della compressione del mono, la parte destra della compressione del segnale stereo o side. Ultimo della lista e della catena è il limiter, in questo caso utilizzato più che altro per far da gain master e quindi aumentare un po' il boosting e l'apertura stereo grazie ai suoi controlli. Release immediato in maniera da non rendere il master schiacciato, output dim a meno 4, quindi tutto ciò che entra
viene poi leggermente compresso. Sentiamo senza. Il mixer va bene e questo è il limiter. Ovviamente i plugin di Plugin Alliance in questo caso sono acquistabili anche separatamente. Io ho voluto utilizzare gran parte del pacchetto per creare il mix. Spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi consiglio di scaricare la demo e di provarli tutti quanti. Ricordatevi sempre che l'emulazione fatta da Brainworks è sì estremamente fedele, ma va dosata e va fatto sempre un gain staging all'inizio per poterli farle lavorare con un headroom adeguata. Continuate a seguirmi, ci vediamo su YouTube, su Facebook e su Music Off. Ciao a tutti!